Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel con Pokémon Card Game Apocalisse di Luce. Questa volta abbiamo un'invasione di Greninja, tre pacchetti tutti dedicati a lui da spacchettare assieme sperando che ci porti bene. Drop it. In questo momento sono sicuro starete pensando perché non ho preso più Naganadel che gli portava bene, perché ho voluto provare a cambiare. Vediamo un po' da quale iniziamo, sono tutti e tre Greninja. L'ultima volta, se non erro, il Naganadel aveva perso un po' tono, forse funziona solo nei blister. Vediamo un po' se è vero così, comunque il Greninja ci aveva portato bella roba. Intanto togliamo il codice, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2 e cominciamo. Fennekin, Inkai, Pancham, Dupider e Fennekin. Ma sono diversi. Pensavo di aver trovato due carte uguali nello stesso pacchetto. Energia acqua, Amaura, terza non comune, Energy Trasporto. Sposta un'energia speciale da uno dei Pokémon del tuo avversario a un altro dei suoi Pokémon. Potrebbe essere fastidiosa. Aquaranid, la reverse, oddio, la reverse è una Prisma ed è Diancie Prisma, che ha un'abilità molto interessante, fin tanto che nella nostra panchina gli attacchi dei Pokémon lotta infliggono 20 danni in più al Pokémon attivo dell'avversario, quindi è un buon power up per i nostri Pokémon di tipo lotta. A 3 energie lotta infligge 90 danni e cura tutti i Pokémon in panchina di 30 punti vita. Tra l'altro, come potete ben notare, non c'è solo Diancie Prisma, ma c'è una carta di tipo acciaio che purtroppo è una carta che non mi piace, però abbiamo trovato due carte ottime in un solo pacchetto, Diancie Prisma e Dialga GX. Voilà, ottimo pacchetto. Dialga non mi interessava, però Diancie un po' di più perché è più giocabile sinceramente. Ok, mettiamo via le carte comuni e andiamo al secondo pacchetto di Greninja, che vi avevo detto nei pacchetti del box porta più fortuna rispetto a quelli dei blister. Magari fatemi sapere anche voi se avete notato questa cosa o se è solo una cosa mia, una casualità. Adesso sto provando così, adesso andiamo avanti. 4 e 2, vediamo un po'. Clauncher, Noibat, Pancham, Espur, Execute, Energiacqua, Uxie, carino, scegli un attacco del Pokémon attivo del tuo avversario durante il prossimo turno, il tuo avversario quel Pokémon non potrà utilizzarlo. Tesoro misterioso, ottima, non comune, ho visto che è una delle più ricercate. La reverse, no, mancava anche Azelf, abbiamo fatto mancare solo Mesprit praticamente. La reverse è una comune ed è uno Screlp. E la rara è di tipo lotta ed è un Garchomp, che è la stessa versione del Garchomp dell'espansione precedente che era uscito di tipo drago. Stavolta ce l'abbiamo di tipo lotta e possiamo impilarlo qui. Ultima busta di Greninja, vediamo un po' che anche stavolta non andiamo a perderci, cioè andiamo sempre peggio a ritroso. Intanto si toglie tutto qui, si asporta via tutto, leviamo il codice. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Speriamo bene con Fennekin, Litleo, Furfrou, Inkai, Magnemite, Energia Acciaio, Omar il distruttore, questo non l'avevo mai visto. Scarta due energie acqua dalla tua mano. Se lo fai, cerca nel tuo mazzo fino a due carte e aggiungere a quelle che hai in mano. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Secondo me è molto utile questa carta. Da tenere in considerazione Dublade. E l'ultimo, Arbitro. Potevamo farne a meno. La reverse è una comune ed è un Magnemite. E la rara è di tipo drago stavolta ed è un Goodra. Abilità idratazione, ogni volta che assegni una carta acqua questo Pokémon cura di 20 danni e ha 3 energie un po' miste, 80 più, se questo Pokémon è stato curato durante questo turno infliggi 80 danni in più. Non credo sia granché. Vabbè, ci siamo portati a casa tutto nel primo pacchetto, una Prisma e una GX, non male devo dire.
non sono le migliori che potevamo trovare, però accontentiamoci. Per questo video è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!